Il vecchio pittore Wang Fo ed il suo servitore Ling vagavano lungo le strade del regno di Han. Avanzavano lentamente perché Wang Fo di notte si fermava ad osservare le stelle e durante il giorno osservava le libellule. Non portavano quasi nessun bagaglio perché Wang Fo amava l'immagine delle cose e non le cose stesse, e nessun oggetto al mondo gli sembrava degno di essere acquistato, tranne pennelli, vasetti di lacca e inchiostro cinese. Erano poveri, perché Wang Fo scambiava i suoi dipinti per una razione di miglio bollito e rotoli di seta e carta di riso, e non badava al denaro. Ling, il suo servitore, piegato sotto il peso di un sacco pieno di bozze, curvava la schiena con rispetto, come se stesse trasportando la volta celeste, perché per Ling il sacco era pieno di montagne coperte di neve, torrenti in primavera e il volto della luna estiva. Ling non era nato per percorrere le strade seguendo un vecchio che afferrava l'alba e catturava il crepuscolo. Suo padre era stato un banchiere che trattava oro, sua madre l'unica figlia di un mercante di giada che gli aveva lasciato tutti i suoi beni terreni, maledicendola per non essere un maschio. Ling era cresciuto in una casa dove la ricchezza lo aveva reso timido. Aveva paura degli insetti, del tuono e del volto dei morti. Quando Ling aveva 15 anni, suo padre scelse per lui una sposa molto bella, perché il pensiero della felicità che dava a suo figlio lo consolava dopo aver raggiunto l'età in cui la notte è fatta per dormire. La moglie di Ling era fragile come una canna, infantile come il latte, dolce come la saliva, salata come le lacrime. Dopo il matrimonio, i genitori di Ling si ritirarono fino alla loro morte e il figlio rimase solo in una casa dipinta di vermiglio, in compagnia della giovane moglie che non smetteva mai di sorridere e di un albero di prugne che fioriva ogni primavera con fiori rosa pallido. Ling amava questa donna dal cuore cristallino come si ama uno specchio che mai si fa opaco o un talismano che protegge per sempre. Frequentava le case da tè per seguire i dettami della moda e solo qualche volta preferiva acrobati e danzatori. Una notte nella taverna, Wang Fo condivise la tavola con Ling. Il vecchio aveva bevuto per dipingere meglio un ubriaco e reclinava la testa da un lato come se cercasse di misurare la distanza tra la sua mano e il suo bicchiere. Il vino di riso sciolse la lingua del taciturno artigiano e quella notte Wang parlò come se il silenzio fosse un muro e le parole i colori con cui coprirlo. Grazie a lui, Ling conobbe la bellezza dei volti degli ubriaconi sfocati dai vapori della bevanda calda, lo splendore marrone degli arrosti uniformemente spennellati dalle lingue di fuoco e lo squisito rossore delle macchie di vino sparse sulla tovaglia come petali appassiti. Un colpo di vento ruppe la finestra. Il nubifragio entrò nella stanza. Wang Fo si sporse per far ammirare a Ling le strisce livide dei fulmini e Ling, incantato, smise di aver paura delle tenebre. Ling pagò il conto del vecchio pittore e poiché Wang Fo era sia senza soldi che senza alloggio, gli offrì umilmente un luogo dove riposare. Camminavano insieme. Ling teneva una lampada la cui luce proiettava inattesi incendi sulle pozzanghere. Quella sera Ling scoprì con sorpresa che le pareti della sua casa non erano rosse, come aveva sempre pensato, ma del colore di un arancione quasi marcio. Nel cortile Wang Fo notò la forma delicata di un cespuglio a cui nessuno aveva prestato attenzione fino ad allora e lo paragonò ad una giovane donna che lasciava cadere i capelli per farli asciugare. Nel passaggio seguì con piacere il sentiero esitante di una formica lungo le fessure del muro e l'orrore di Ling per queste creature svanì nel nulla.
rendendosi conto che Wan Fo gli aveva appena conferito il dono di una nuova anima e una nuova visione del mondo, Ling offrì rispettosamente al vecchio la stanza in cui erano morti suo padre e sua madre. Da molti anni Wan Fo aveva sognato di dipingere il ritratto di una principessa dei tempi antichi che suonava il liuto sotto un salice. Nessuna donna era sufficientemente irreale da essere il suo modello, ma Ling lo sarebbe stato perché non era una donna. Poi Wan Fo parlò di dipingere un giovane principe che scoccava una freccia ai piedi di un grande albero di cedro. Nessun giovane dei giorni presenti era sufficientemente irreale da servire come modello, ma Ling fece posare sua moglie sotto l'albero di prugne nel giardino. Più tardi Wan Fo la dipinse in un costume da fata contro le nuvole del crepuscolo e la giovane donna pianse, perché era un presagio di morte. Man mano che Ling iniziò a preferire i ritratti dipinti da Wan Fo alla giovane donna stessa, il suo volto cominciò a svanire, come un fiore esposto ai venti caldi e alle piogge estive. Una mattina la trovarono appesa ai rami dell'albero di prugne rose. Le estremità della sciarpa che la strangolava ondeggiavano nel vento, intrecciate ai suoi capelli. Sembrava ancora più delicata del solito e pura come le bellezze celebrate dai poeti di un tempo. Wan Fo la dipinse un'ultima volta perché amava la tonalità verde che pervade il volto dei morti. Il suo servitore Ling mescolò i colori e il compito richiese tale concentrazione che dimenticò di versare delle lacrime. Ling vendette uno dopo l'altro i suoi schiavi, le sue giade e i pesci del suo stagno per comprare al maestro vasetti di inchiostro viola provenienti dall'ovest. Quando la casa fu vuota, la lasciarono e Ling chiuse la porta del suo passato. Wan Fo si sentiva stanco della città dove i volti non potevano più insegnargli segreti di bruttezza o bellezza e il maestro e il suo servitore si allontanarono insieme lungo le strade del regno di Han. La loro reputazione li precedeva nei villaggi, ai varchi delle fortezze e negli atri dei templi dove i pellegrini inquieti si rifugiano al crepuscolo. Si mormorava che Wan Fo avesse il potere di dare vita ai suoi dipinti, aggiungendo un ultimo tocco di colore ai loro occhi. I contadini venivano a implorarlo di dipingere un cane da guardia e i signori gli chiedevano ritratti dei loro migliori guerrieri. I sacerdoti onoravano Wan Fo come un saggio, il popolo lo temeva come uno stregone. Wan Fo godeva di queste divergenze di opinione che gli davano la possibilità di studiare le espressioni di gratitudine, paura e venerazione. Ling elemosinava cibo, sorvegliava il riposo del maestro e approfittava dei trasporti estatici del vecchio per massaggiargli i piedi. Con i primi raggi di sole, quando il vecchio era ancora addormentato, Ling andava alla ricerca di timidi paesaggi nascosti dietro i cespugli di giunchi. La sera, quando il maestro, scoraggiato, gettava via i suoi pennelli, lui li raccoglieva con cura. Quando Wang si sentiva triste e parlava della sua vecchiaia, Ling sorrideva e gli mostrava il tronco solido di una vecchia quercia. Quando Wang si sentiva felice e faceva battute, Ling si mostrava come se umilmente lo ascoltasse. Un giorno, mentre il crepuscolo calava, giunsero ai margini della città imperiale e Ling cercò un alloggio per passare la notte. L'uomo anziano si avvolse nei suoi stracci e Ling si sdraiò accanto a lui per offrire il calore del suo corpo. Era appena arrivata la primavera e il pavimento di argilla era ancora ghiacciato. All'alba, pesanti passi risuonavano nel corridoio della locanda. I timorosi sussurri dell'oste furono accolti con un grido barbarico. Ling si stiracchiò e pensò alla torta di riso che aveva rubato il giorno prima per il sostentamento del suo maestro e non dubitava che fossero venuti ad arrestarlo
e si chiedeva chi avrebbe nutrito Wan Fo il giorno dopo, chi lo avrebbe aiutato ad attraversare il prossimo fiume. I soldati entrarono con le lanterne. La luce filtrata dalla carta colorata proiettava motivi rossi e blu sui loro elmetti di cuoio. Una corda d'arco vibrava sulle spalle e all'improvviso il più feroce ringhiò senza alcun motivo. Uno di loro posò la mano pesante sulla nuca di Wan Fo, che non poté fare a meno di notare come il colore della sua manica non si intonasse con il colore della sua giacca. Aiutato dal suo servitore, Wan Fo seguì i soldati, vacillando sul terreno irregolare. Il gruppo compatto avanzava e i soldati ridevano di quelli che, molto probabilmente, presto sarebbero stati decapitati. Alle domande di Wang rispondevano con smorfie acide. Le sue mani legate gli facevano male e Ling, disperato, guardava il suo maestro con un sorriso, un modo per lui più gentile del pianto. Arrivarono alle porte del palazzo imperiale, le cui pareti viola si stagliavano nella luce del giorno come un pezzo di crepuscolo. I soldati obbligarono Wan Fo ad attraversare innumerevoli stanze quadrate o rotonde, ognuna simbolo delle stagioni, dei punti cardinali, del maschile e del femminile, la longevità, le prerogative del potere. Le porte giravano sui loro cardini emettendo una nota musicale. La loro disposizione era tale che si poteva attraversarle tutte dal sorgere del sole a est al suo tramonto ad ovest. Tutto contribuiva a implicare un potere e una sottigliezza sovrumani. Si percepivano gli ordini agghiaccianti impartiti e si sapeva che il loro terribile contenuto era definitivo, come lo era la saggezza del passato. Alla fine l'aria divenne più rarefatta, più scarsa. Il silenzio si fece così profondo che nemmeno il torturato avrebbe osato urlare sotto il suo peso. Un eunuco sollevò una tenda. I soldati tremarono come bimbette e il piccolo gruppo entrò dove il figlio del cielo sedeva sul suo trono. Era una sala senza pareti, sorretta da colonne di pietra blu. Un giardino fioriva dall'altra parte dei pilastri e ogni piccolo boschetto era composto da specie rare portate da oltremare, ma nessuna profumava, per timore che il loro aroma potesse disturbare la meditazione del drago dei cieli. Per rispetto al silenzio che avvolgeva i suoi pensieri, nessun uccello era ammesso all'interno del quartiere. Infatti anche le api erano state espulse. Un alto muro chiudeva il giardino dal mondo con lo scopo di impedire al vento che passa su cani morti e sui cadaveri sul campo di battaglia di sfiorare anche solo la manica dell'imperatore. Il maestro del cielo era seduto su un trono di giada e le sue mani erano rugose come quelle di un vecchio, anche se non poteva avere più di 20 anni. I suoi vestiti erano blu per simulare l'inverno e verdi per ricordare la primavera. Il suo aspetto era affascinante, ma impenetrabile, come uno specchio posto così in alto da riflettere solo gli astri e l'implacabile cielo. Alla sua destra c'era il ministro dei piaceri perfetti e alla sua sinistra il consigliere della giusta tortura. I suoi cortigiani, allineati lungo i pilastri, tendevano l'udito per captare il più minimo dei detti dell'imperatore, che aveva acquisito l'abitudine di parlare a voce sempre più bassa. «Oh, drago del cielo!» si rivolse Wan Fo prostrandosi. «Sono vecchio, sono povero, sono debole. Tu sei l'estate, io l'inverno. Hai 10.000 vite, mentre io ne ho solo una, e presto sarà finita. Cosa ti ho fatto? Mi hanno legato mani che non ti hanno mai fatto del male. Chiedi cosa mi hai fatto, vecchio Wan Fo?» disse l'imperatore. La sua voce era così melodiosa che udirla faceva venir voglia di piangere.
sollevò la mano destra e il riflesso del pavimento di giada la trasformò in un muschio di mare. Wanfo ammirò quelle lunghe dita sottili e cercò di ricordare se in qualche momento avesse fatto un ritratto così mediocre da meritare l'esecuzione. Ma non solo non riusciva a ricordare un tale crimine, ma pensava che fosse altamente improbabile, poiché aveva a malapena messo piede nei dintorni della corte, preferendo sempre le capanne dei contadini, o nelle città i tuguri delle prostitute o le taverne dei moli dove i portuali si azzuffano. «Chiedi cosa mi hai fatto, vecchio Wanfo», proseguì l'imperatore, reclinando il collo sottile verso il vecchio che lo ascoltava. «Te lo dirò, ma come il veleno, che non può entrare se non attraverso i nostri 9 orifizi, per metterti al corrente della tua colpa, dovrò attraversare i corridoi della mia memoria per raccontarti tutta la mia vita». Mio padre aveva riunito una collezione dei tuoi dipinti nella stanza più segreta del palazzo, perché sentiva che i dipinti dovevano essere protetti dagli sguardi profani in presenza dei quali non erano in grado di abbassare gli occhi. In quella stanza mi hanno educato, vecchio Wanfo, disponendo di una grande solitudine nella quale mi fu permesso di crescere. Con l'intento di evitare di macchiare il mio candore con gli schizzi degli animi umani, mi fu allontanata la marea agitata dei miei futuri sudditi, e nessuno era autorizzato a passare davanti alle mie porte per timore che le loro ombre potessero allungarsi fino a sfiorarmi. I pochi servitori che mi erano concessi si mostravano il meno possibile. Le ore turbinavano in un circolo interminabile. I colori nei tuoi dipinti rivivevano con l'alba e sbiadivano al crepuscolo. Di notte, quando non riuscivo a dormire, li contemplavo. Per 10 lunghi anni di notti consecutive li guardai e riguardai. Durante il giorno, seduto su un tappeto il cui disegno conoscevo a memoria, con le mani vuote poggiate sulla seta gialla delle ginocchia, sognavo i piaceri che il mio futuro prometteva. Immaginavo il mondo con l'impero di Han al suo centro, simile alla pianura della mia mano attraversata dalle fatali linee dei 5 fiumi. Attorno ad esso, i 5 mari dove nascono i mostri e più lontano, le montagne che sostengono il cielo. E per aiutarmi a immaginare tutto ciò, mi servivo dei tuoi dipinti. Mi hai fatto credere che il mare assomigliasse al vasto strato d'acqua delle tue tele, così blu che una pietra che cadesse nelle sue profondità non potrebbe che trasformarsi in zaffiro, che le donne non facessero altro che aprirsi e chiudersi come fiori, simili alle creature che avanzano spinte dalla brezza lungo i viali dei tuoi giardini, e che i giovani guerrieri dalla vita sottile che sorvegliano i confini nei nostri castelli fortificati fossero come frecce che potevano trapassare il nostro cuore. A 16 anni vidi aprirsi le porte che mi separavano dal mondo. Salii sulle terrazze per vedere le nuvole, ma erano meno belle dei tuoi crepuscoli. Chiamai la mia lettiga e lungo le strade fui scosso dalle rocce e dalla polvere che non avevo previsto. Viaggiavo attraverso le mie province senza trovare i tuoi giardini pieni di donne come lucciole, quelle donne che dipingevi, i cui corpi erano giardini stessi. I ciottoli sulla riva mi fecero provare disgusto per l'oceano. Il sangue dei giustiziati era meno rosso del melograno dipinto dei tuoi schizzi. I parassiti nei villaggi mi impedivano di godere della bellezza dei campi di riso e la carne viva delle donne mi disgustava tanto quanto la carne morta appesa ai ganci del macellaio, mentre la risata rozza dei miei soldati mi provocava nausea.
Mi hai mentito, Wen Fo, vecchio impostore. Il mondo non è altro che una massa di macchie confuse gettate nel vuoto da un artista folle, cancellata incessantemente dalle nostre lacrime. L'impero di Han non è il più bello dei reami e io non sono l'imperatore. L'unico impero sul quale vale la pena regnare è quello che attraversi tu, vecchio Wen Fo, con il cammino di 1000 svolte e 10.000 colori. Solo tu regni su montagne le cui nevi non si sciolgono mai, su campi i cui narcisi non appassiscono mai. Ecco perché, Wen Fo, ho cercato quale supplizio riservarti, a te i cui sortilegi hanno fatto sì che io fossi disgustato da tutto ciò che possiedo e desiderassi tutto ciò che non posso avere. Per chiuderti nell'unica cella da cui non puoi fuggire, ho deciso di bruciarti gli occhi, poiché sono le porte magiche del tuo regno. E dato che le tue mani sono le due strade con le loro 10 biforcazioni che ti conducono al cuore del tuo regno, le farò tagliare. Capisci, vecchio Wen Fo? All'udire della condanna, il servitore Ling estrasse una lama con i denti saghettati dalla sua cintura e si scagliò contro l'imperatore. Ma ben prima che il suo assalto raggiungesse il figlio del cielo, 2 guardie lo afferrarono e il re drago sorrise mentre aggiungeva in un sussurro: ed inoltre, ti odio, vecchio Wen Fo, perché hai saputo farti amare. Uccidete quel cane. Ling balzò indietro per non oltraggiare il suo maestro con gli schizzi del proprio sangue e uno dei guardiani sollevò la sciabola e la testa di Ling fu separata dal suo corpo come un fiore reciso. I soldati raccolsero i pezzi del suo corpo e Wen Fo, sebbene disperato, non poté fare a meno di ammirare la splendida macchia scarlatta accostata al pavimento di giada verde. L'imperatore fece un lieve segno e 2 eunuchi pulirono gli occhi di Wen Fo. Ascolta, vecchio Wen Fo, disse l'imperatore. Asciuga le tue lacrime. Non è il momento di piangere. I tuoi occhi devono rimanere chiari affinché la poca luce che resta loro non sia rovinata dal pianto. Non è solo per rancore che voglio la tua morte, né per crudeltà che voglio vederti soffrire. Ho altri progetti, vecchio Wen Fo. Nella mia collezione di tuoi dipinti possiedo uno schizzo ammirabile in cui sono riflessi i monti sulla foce del fiume, infinitamente ridotto, è vero, ma con una evidenza della loro verità che travalica la cosa stessa, come figure che si guardano attraverso una sfera di vetro. Ma quest'opera è incompleta, Wen Fo. Il tuo capolavoro non è altro che un abbozzo. Probabilmente nel momento in cui ti sei seduto in una valle solitaria, sei stato distratto da un uccello che volava, o dal ragazzo che lo inseguiva, o dal becco dell'uccello, o dalla guancia del bambino, che ti hanno fatto dimenticare le onde viola del mare che scintillavano. Non hai finito il manto del mare, né i fili delle alghe sui sassi. Wen Fo, voglio che tu utilizzi le ore che ti restano per finire questo dipinto che racchiuderà gli ultimi segreti accumulati nel corso della tua lunga vita. Non ho dubbi che le tue mani, così vicine a essere separate da te, non tremeranno sulla seta e l'infinito penetrerà nella tua opera da quegli spiragli di sventura. Ne ho dubbi che i tuoi occhi, così vicini all'annientamento, scopriranno relazioni al limite della sensibilità umana. Ecco il mio progetto, vecchio Wen Fo, e posso forzarti a compierlo. Se rifiuti, prima di farti accecare, farò bruciare tutte le tue opere
e tu sarai allora come un padre a cui hanno massacrato i figli e distrutto le speranze di posterità. Ma credimi, se vuoi, questo mio ultimo desiderio non è che un effetto della mia benevolenza, poiché so che il tessuto è l'unico amante che hai mai accarezzato. Pensa che offrirti dei pennelli e dei pigmenti sia simile al dono caritatevole di un amante a un uomo sul punto di morire. Alla levata del piccolo dito della mano dell'imperatore, due eunuchi portarono il dipinto incompleto dove Wan Fo aveva tracciato il mare ed il cielo. Wan Fo asciugò le sue lacrime e sorrise alla vista del vecchio schizzo che riportava alla mente i ricordi della sua giovinezza. Tutto ciò che i pochi tratti disegnati sulla seta testimoniavano era una freschezza di anima a cui il vecchio Wan Fo non poteva più aspirare, ma allo stesso tempo parlava di qualcosa di essenziale che mancava, dato che al momento della sua esecuzione Wan Fo non aveva completato a dovere le montagne, né le rocce coi loro fianchi nudi, né l'acqua del mare che li bagnava, né era stato sufficientemente immerso nella tristezza del crepuscolo. Scelse un pennello tra quelli offerti da uno schiavo e cominciò a dipingere alcune ampie strisce di blu sull'acqua, mentre un eunuco si accovacciava ai suoi piedi e macinava colori per lui, un compito che eseguiva piuttosto male, e Wan Fo sentì la mancanza di Ling più di prima. Cominciò ad aggiungere un piccolo punto di rosa a una nuvola assopita sulla montagna. Poi aggiunse delle rughe sulla superficie del mare che non facevano altro che accentuarne la serenità. Il pavimento di giada su cui stava cominciò a diventare distintamente umido, ma Wan Fo, assorto nel suo lavoro, non si accorse di stare lavorando seduto sull'acqua. La fragile barca cresciuta sotto i colpi di pennello riempiva ora tutto il primo piano della pergamena di seta. Si udì improvvisamente il suono cadenzato dei remi, rapido e vivido come un battito d'ali. Il rumore si avvicinava fino a riempire dolcemente la sala del figlio del cielo. Poi si fermò e solo il malinconico gocciolare dei remi sollevati rompeva il silenzio imperturbabile. Era passato del tempo da quando i ferri rossi riscaldati per chiudere gli occhi del vecchio Wan Fo si erano spenti ed erano diventati freddi fra i carboni ardenti della ciotola del boia. I cortigiani, immobilizzati dall'etichetta di corte, stavano in punta di piedi, cercando di respirare sopra le acque che riempivano la sala senza pareti. Alla fine l'acqua giunse all'altezza del cuore dell'imperatore. Il silenzio si fece così profondo, tanto che si sentirono delle lacrime cadere. Era Ling, vestito coi suoi abiti soliti ed una manica ancora non rattoppata da quando era stata strappata quella mattina dai soldati nella locanda. Intorno al collo una strana sciarpa rossa. Con dolcezza Wan Fo gli disse mentre continuava a dipingere: «Pensavo fossi morto». «Mentre tu vivevi», disse rispettosamente Ling, «come sarei potuto io morire?» Aiutò il suo maestro a salire sulla barca. Il soffitto di giada verde si rifletteva sulle acque calme, quasi che a Ling sembrò di navigare all'interno di una grotta. Le trecce dei cortigiani galleggiavano come serpenti accanto alle loro teste sommerse, mentre la testa pallida dell'imperatore galleggiava come un loto. «Guarda, servitore mio», disse Wan Fo con malinconia, «questi poveri sfortunati annegano, se non sono già affogati. Non sapevo che ci fosse abbastanza acqua nel mare per fare annegare un imperatore. Cosa possiamo fare?» «Non preoccuparti, maestro. Presto non gli resterà nemmeno il ricordo di essere stati bagnati. Solo l'imperatore conserverà nel cuore un po' di amarezza marina.
come memoria di questo momento. Queste persone non erano fatte per perdersi in un dipinto. E aggiunse: il mare è tranquillo ed il vento favorevole. Gli uccelli marini stanno costruendo i loro nidi. Partiamo, maestro, verso un paese dall'altra parte delle onde. Partiamo, disse il vecchio pittore. Wan Fo prese il timone e Ling si piegò sui remi. Il loro ritmo riempiva di nuovo la sala senza pareti, fermo e regolare come un battito cardiaco. Il livello dell'acqua scendeva attorno ai maestosi scogli verticali che tornarono ad essere colonne e molto presto rimasero solo delle pozzanghere sul pavimento di giada. Gli abiti dei cortigiani si asciugarono, ma l'imperatore vide qualche fiocco di schiuma sulle frange del suo mantello. Il rotolo di seta dipinto giaceva sul tavolo basso, in primo piano una barca. Piano piano si ritirava, lasciandosi dietro una scia sottile che si richiudeva sul mare immobile. I volti dei due uomini seduti sulla barca non si distinguevano più, ma si percepiva ancora la sciarpa rossa di Ling e la barba di Wan Fo che fluttuava al vento. Il ritmo dei remi si indebolì fino a cessare, cancellato dalla distanza. L'imperatore, piegato in avanti, le mani sugli occhi, guardava allontanarsi la barca di Wang, una macchiolina impercettibile nel pallore del crepuscolo. Una nebbia d'oro si sollevò e si distese sul mare. Infine, la barca virò attorno ad uno scoglio che chiudeva l'accesso al mare. L'ombra di una falesia le cadde sopra. La scia sbiadì sulla superficie deserta ed il pittore Wan Fo ed il suo servitore Ling sparirono per sempre su quel mare di giada che Wan Fo aveva inventato.